Si è svolto nel pomeriggio di oggi a Piazza Dante a Napoli l'atteso incontro per il Sud nell'ambito della festa meridionale del PD, che ha visto come protagonisti del dibattito, moderato dal direttore del Danaro, Alfonso Ruffo, la senatrice Adriana Poli Bortone, l'onorevole Italo Bocchino, capogruppo di FLI alla Camera dei Deputati, e l'onorevole Stefano Caldoro, presidente della Regione Campania, insieme all'onorevole Umberto Ranieri, giornalista parlamentare del PD. Durante il dibattito molti sono stati gli spunti di riflessione, anche in considerazione di quanto è stato detto nei giorni scorsi dai rappresentanti del Partito Democratico. Berlusconi ha una maggioranza ampia in Parlamento, deve imparare ad armonizzarla, mentre fino ad oggi era una maggioranza che rispondeva unicamente a quelle che erano le sue indicazioni, oggi c'è una maggioranza che vede fini con i suoi gruppi parlamentari determinante, e quindi è opportuno che Berlusconi faccia uno sforzo per armonizzare questa maggioranza. Questo significa che comunque voi continuerete a dare apporto fino a fine legislatura? Noi voteremo per il governo sino all'ultimo giorno di legislatura, perché è l'impegno che abbiamo preso con gli elettori. Se poi qualcuno vorrà staccare la spina, se ne assumerà le responsabilità dinanzi al Paese, che di tutto ha bisogno in questo momento tranne che di andare alle urne. No, la legge quadro che abbiamo votato tutti, e tra l'altro ha avuto una grande voto in Parlamento, molto esteso, ha votato anche l'opposizione, almeno la parte più consistente dell'opposizione, è una legge che ci convince, è ottima per il Mezzogiorno, ha dei criteri di riequilibrio, quindi è una bella sfida per il Sud. E dobbiamo essere molto più attenti sui decreti attuativi, con tutti i provvedimenti di attuazione di quella legge delega, quindi quella è una legge quadro che noi condividiamo. C'è una discussione molto aperta e molte perplessità sull'avvio delle procedure, quindi di tutti i decreti attuativi. Lo stiamo discutendo in sede di regioni, ma credo che il Mezzogiorno su molte di queste questioni avrà una sua posizione.